Buongiorno. Oggi voglio dire due o tre parole di Botticelli. Sandro Botticelli è un altro pittore fiorentino che nacque il 1 marzo 1445 a Firenze in una famiglia modesta, però non sono poveri. Suo padre è conciatore di peli, lavora nel mondo delle Delle lavoratori delle peli, dove ha una sua bottega. Suo padre non è povero, è sta abbastanza bene. Suo padre si chiama Mariano Di Vanni Filippo e sua madre si chiamava Smeralda. Queste due persone avevano quattro figli: Giovanni, Antonio, Simone e Alessandro. Che di piccolo studia nelle scuole elementari un po' di lettere, un po' di matematica, poi passa nella bottega di suo fratello Antonio, dove studia oreficeria. Oreficeria era un comune metodo di studiare per fare una carriera di artista. Così che tanti da questi artisti fiorentini hanno cominciato dalla oreficeria, anche Sandro Botticelli. Anche suo fratello Antonio ce l'ha una bottega di oreficeria, lavora là. Poi passa alla bottega di Filippo Lippi, un pittore del tempo, però non sta tanto perché Filippo Lippi va a Spoleto, si trasloca e anche muore a Spoleto. In questo tempo il giovane Sandro Botticelli passa nella bottega di Andrea Verrocchio. Qui impara tutte quelle tecniche. Prima i pittori imparavano a fare i colori, a mescolare ingredienti per fare colori. E come nel Rinascimento si usano i colori a olio, tutti i primi tempi facevano colori. Così anche Botticelli inizia a imparare a fare i colori e impara anche delle nuove tecniche. Nel 1460 lavora molto le opere che rivela l'influenza di Lippi. Lui ancora è rimasto un po' influenzato dal maniero di Lippi, di stile di Lippi. Madonna col bambino degli innocenti, Madonna col bambino e due angeli, Madonna col bambino e un angelo. Per la chiesa di Ajaccio. Dopo, come dicevo, Filippo Lippi muore 1469, 1472, si iscrive anche alla Compagnia di San Luca a Firenze, dove era patrone Lorenzo di Medici. Sappiamo che quella compagnia era come un club dai nostri tempi, dove si incontravano gli artisti del tempo. Dopo anche questo club ce l'ha anche un nuovo corrente filosofia neoplatonica, insieme alla Compagnia di San Luca. Botticelli si iscrive anche all'Accademia della Nuova Filosofia Neoplatonica e realizza una pittura che si chiama San Sebastiano. Accademia Neoplatonica è un circolo di intellettuali e filosofi formata nel 1400 a Firenze, per opera di Marsilio Ficino, comandata da Lorenzo di Medici.
L'Accademia Neoplatonica è un'istituzione culturale fondata nel 1462 a Firenze di Marsilio Ficino. Dove è un insieme di studi per le lingue greca latina, visto che nel 1453 cade Costantinopoli, impero bizantino, tanti artisti greci scappano, vanno in esilio in Italia. E qua incontra artisti a Firenze, in speciale a Firenze, incontra i pittori, gran parte dei pittori, perché tutti erano massati qua, messi qua insieme in questo circolo di Compagnia di San Luca e anche in scuola di filosofia neoplatonica. Chi era Platone? Platone era un filosofo greco che insieme a Socrate, suo maestro, e Aristotele, suo allievo, formarono il pensiero filosofico occidentale. Pensiero occidentale, sapete cosa volevano fare? Volevano unire la Chiesa ortodossa con la Chiesa cattolica, come è stata prima di la scissione, però non riesce a fare, non si unisce, la Chiesa non si unirà mai dopo quella scissione d'anno 974, non ricordo, no? Poi si fonda anche l'Accademia di Atene con un forte cenacolo di artisti, filosofi, intellettuali, dove Ficino traduce in latino le opere di Platone, altri personaggi principali, personalità, Pico della Mirandola, Poliziano, Nicola Cusano, Leon Battista Alberti, Bartolomeo Scala, Cristoforo Landino, Giuliano e Lorenzo di Medici. È tutto sede di questa accademia è a Villa Fontanelle, dove è villa di famiglia Medici. Poi nel 1480 Botticelli incontra il suo grande amore, una donna sposata che è anche amanta di Lorenzo di Medici, Simonetta Vespucci. Sappiamo che Amerigo Vespucci è stato un gran condottiero che ha scoperto l'America. Sua nipote Simonetta è una grande bella donna che Botticelli lo trasforma in una dea, Venere, la nascita di Venere, dove modella è Simonetta, e dove Botticelli si innamora pazzamente, però come era l'amante di Lorenzo di Medici, punti, puntini, puntini. Ok, dopo, come dicevo, 1482 nasce la nascita di Venere, pittura la primavera, poi anche un po' a Cappella Sistina, e l'anno 1480 Lorenzo di Medici manda a Roma 4-5 famosi pittori: Ghirlandaio, Pietro Perugino, Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio, così, e Sandro Botticelli. Tutti deve pitturare in un corto tempo la Cappella Sistina. Nel 1454 famiglia Medici cade come Gerolamo Savonarola prende potere a Firenze e Botticelli cade in disgrazia. Wow.
sue opere. Surclassa Michelangelo, passa sopra di Michelangelo con le innovazioni, realizza gran rivoluzione dell'epoca. Poi 1510 Botticelli muore solo e isolato. Vasari scrive nelle vite che fu Sandro persona molto piacevole e fece molte burle con suoi discepoli e amici. Oh, che interessante.